agropoli. Io darei subito la parola al presidente Giulio Russo per un bilancio di fine anno, seguito dal direttore sportivo Franco Di Sergio e dal coach Antonio Paternostri, e poi ovviamente sono a disposizione per eventuali vostre domande. Sì, buonasera. In effetti siamo giunti, come si dice, al traguardo e noi siamo estremamente, come società, estremamente contenti. Penso che è stata un'annata a dir poco meravigliosa, non ci sono dubbi su quello che in effetti il basket Agropoli ha dimostrato, ha fatto e gli è stato riconosciuto. Onestamente si parlava di Agropoli in tutta Italia e quindi diciamo come veicolo sportivo abbiamo dato il massimo. E diciamo che il successo di quest'anno va ritrovato in tantissimi aspetti. E se noi pensiamo che siamo partiti un poco tardi, è stata fatta una squadra molto in fretta, però si è riusciti tramite la bravura del direttore sportivo e del coach a creare un organico che poi alla fine ha dato i suoi risultati. Da parte della società bisognerebbe ringraziare tante cose, tante persone, però è obbligo che è doveroso anche per questa diciamo conferenza di fine anno ringraziare un poco quelli che sono stati diciamo vicino a noi, gli artefici che ci hanno aiutato in questo cammino. È ovvio che come primo tassello io devo ringraziare l'amministrazione comunale di Agropoli con il sindaco Franco Alfieri, l'assessore vice sindaco Adamo Coppola e l'assessore allo sport Eugenio Benevento. Loro sensibili poi a questa problematica hanno provveduto già in tempi abbastanza recenti anche a programmare la nuova struttura che andrà a sostituire il Pala di Concilio per portarlo a 2500 posti e quindi in effetti diciamo la sensibilità del Comune è stata subito dimostrata. A seguire noi dobbiamo ringraziare quelli che ci hanno aiutato, cioè il nostro sponsor principale che è la Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani e insieme a loro bisogna ringraziare tante altre persone. Cominciamo da Zarotti, SPA, da Oro Giallo, Ice Group e Convergenze, dopodiché vengono altri amici che ci hanno pure aiutato. E poi c'è lo sponsor tecnico che è la Givova, dobbiamo ringraziare l'Immobiliare Nunziata e dobbiamo ringraziare, secondo me con un merito particolare, la struttura alberghiera diciamo, di ristorazione che è il vecchio mulino di Agropoli che ha tenuto per un anno questi ragazzi e li hanno fatti sentire come a casa loro. E questo è un ringraziamento particolare che va alla famiglia Petrizzo. Che dire più, ci sarebbero da ringraziare tante persone, ringraziamo soprattutto i nostri tifosi che ci hanno aiutato diciamo dall'inizio alla fine, sono venuti anche fuori, siamo riusciti a portare a Rimini oltre 200 persone, siamo riusciti a portare a Siena e in altre zone d'Italia tantissima gente, abbiamo fatto un bel movimento del quale è venuto fuori che cosa? Il nome di Agropoli e speriamo che questo sia anche un viatico, come si dice, di pubblicità per il nostro paese, nonché per il Cilento. E quindi questo alla fine mi sento di dire. Poi è ovvio che i ringraziamenti particolari da parte della società vanno al coach con il suo staff e a questo meraviglioso gruppo dei ragazzi. Quindi questo è quanto in questo momento io mi sento di dire. Penso che alla fine abbia un poco centrato quella che è stata la nostra attività di un anno. Grazie Presidente. Tra i principali artefici di questo successo c'è sicuramente il direttore sportivo Franco Di Sergio. Vuol dire che al debutto in A2 non ci si poteva augurare di meglio, direttore. Con grande secondo posto nella regular season, partecipazione ai playoff, insomma per il primo anno, lo ripeto, in A2, grande traguardo. Sì, sicuramente è stato un anno estremamente positivo, oltre al secondo posto finale e la partecipazione ai playoff, non c'è da dimenticare la semifinale di Coppa Italia. Su 30 giornate di campionato siamo stati
per 21 giornate fra i primi tre, 8 volte al primo posto, di cui una volta da soli. Abbiamo anche nei riconoscimenti individuali, siamo stati sempre fra i protagonisti, 5 volte su 7 abbiamo vinto il premio come miglior giocatore, 2 volte su 7 nel nostro girone il nostro coach è risultato essere l'allenatore del mese, quindi penso che sia un bilancio estremamente positivo. Qualche rammarico alla fine ci può essere soltanto per il fatto di non aver potuto giocare in casa i playoff, ma questa era una cosa che si sapeva dall'inizio, e soprattutto perché per gli infortuni di Tavernare e di Carenza che non ci hanno permesso di giocare al completo, ma per il resto della stagione credo sia estremamente positiva, anche nel settore giovanile dove oltre ad aver vinto il campionato under 20 di elite nella fase regionale, c'è da sottolineare soprattutto che nei 5 campionati a cui abbiamo partecipato si sono svolte oltre 100 partite, quindi il Basket Club ha partecipato a oltre 100 partite di campionato giovanile, e questo penso sia anche un puntare sui giovani. Ah, dimenticavo che a proposito di giovani, appunto dell'utilizzo dei giovani, il nostro secondo posto è stato ottenuto anche schierando, risultando essere la quinta squadra come utilizzo di giovani under 20, e sottolineo anche che i nostri giovani erano del 96, cioè, eccetto Di Prampero del 95, tutti 96, 97 anche 98, quindi una nota di merito al coach che ci ha creduto e siamo stati bravi ad utilizzarli. Ecco, a proposito dei migliori del mese, vi ricordo che al termine della conferenza poi procederemo proprio con la premiazione sia del coach e sia di Marco Trasolini, che sta qui tra l'altro, ci spia ogni tanto. Ciao Marco, buonasera anche a te, uno dei protagonisti insieme al resto ovviamente della squadra di questo splendido campionato. Adesso andiamo a coach Paternoster, che ha avuto il merito di metterli insieme e di farli prendere al massimo sul parquet e raggiungere un grande traguardo, disputando una grande stagione. Abbiamo disputato una grandissima stagione, conclusasi appunto con questo playoff. Come dice Franco, abbiamo valorizzato tantissimi giovani alla loro prima esperienza in questo campionato difficile, siamo riusciti ad ottenere anche un meritatissimo quinto posto appunto nell'utilizzo dei giovani, e questo sia personalmente ma credo anche e soprattutto alla società è qualcosa di molto importante da cui secondo me ripartire. Se devo trovare un rammarico, il mio rammarico sai qual è? Quello forse, Franco è sempre molto preciso nelle sue analisi, nell'arco di tutto il campionato abbiamo soltanto giocato con il roster al completo massimo, e dico roster al completo con tutti gli effettivi, solo le prime 4 giornate. Dopo la 4ª giornata voi, per infortuni banali, mi riferisco a una scivolata di Terence durante a fine allenamento su una pozzanghera d'acqua, voi per altri episodi del tutto fortuiti non abbiamo mai più avuto la possibilità di giocare con tutto il roster al completo. Con i sei chiaramente non si ottengono le vittorie, però quello è il mio rammarico, non aver potuto giocare spesso con tutti i miei giocatori al completo, così come il rammarico chiaramente è quello di aver fatto questi playoff lontano dal nostro palazzetto, cosa che sapevamo, però l'abbiamo dovuto affrontare senza due giocatori per noi importanti. Detto questo, però, ripeto, siamo stati forse una delle poche squadre a migliorare il proprio rendimento nel girone di ritorno, abbiamo vinto 7 partite fuori casa, siamo stati il secondo miglior attacco del girone, abbiamo vinto tantissime partite, ne abbiamo vinte 21, in totale ne abbiamo perse 15, compresa la Coppa Italia playoff, e abbiamo valorizzato
mi ripeto, giovani alla loro prima esperienza in questo campionato. Quindi tutto ciò veramente ci riempie di gioia ed è molto bello quello che abbiamo fatto. Nonostante un ambiente caldo, ma si sa, Bologna è un ambiente caldo, sinceramente parlavamo tra di noi, è un palazzetto dove a differenza di altri palazzetti ci sono più di 5.000 persone, quindi si sentono, poi tendenzialmente è stato un pubblico anche corretto, quindi non era il problema di giocare a Bologna, il problema è di aver giocato contro Bologna con gioco forza, con delle assenze che sicuramente hanno condizionato le nostre prestazioni. Perché giocare tante partite nel giro di pochi giorni, è chiaro che alla fine le energie vengono meno e purtroppo ci sono mancati dei giocatori in quel ruolo in cui non avevo tantissime alternative. Quindi è chiaro, il rammarico c'è, forse con Vernari e Carenza sarebbe stato un altro playoff. Risposta molto semplice: la strada di coach Paternoster a Agropoli. Paternoster ormai vivrà ad Agropoli, quindi ho tantissimi amici, sto benissimo in questa società, in questa città, come sempre da 3 anni a questa parte. Fine campionato, ci godiamo il bellissimo traguardo ottenuto. Massimo già sa la mia risposta, quindi sa benissimo Massimo che ci godremo questo, ci godiamo questa meritato riposo, e poi tra qualche settimana con Franco, il presidente, ci siederemo e parleremo di tutto. Altre domande? Secondo me quello che dici è vero, però noi dobbiamo, come dire, noi siamo abituati a rimanere sempre come società con i piedi per terra. In più quest'anno abbiamo un problema, secondo me, di grandissimo spessore, cioè quello del campo, perché il palazzetto dello sport, questo nostro qua di Agropoli, dovrebbero iniziare i lavori e quindi noi dobbiamo, come si dice, andare in esilio. Anche se stiamo cercando, e stasera penso che avremo anche un incontro qua con i due sindaci, questo nostro e quello di Torchiara, perché la location più vicina sarebbe il Pala Cilento a Torchiara, e quindi questo è quanto in questo momento ci preme, perché tutto è subordinato al campo, non c'è altra cosa. Poi per quanto riguarda quelli che sono le aspettative, le cose, questi ci sono gli addetti, come si dice, a questo settore, che hanno fatto bene, benissimo fino adesso, e penso che faranno meglio. Però è normale pure che, come si dice, adesso viene la parte più difficile, perché oramai come si dice, ognuno si è abituato alle cose buone, e allora ecco che io dico, colgo l'occasione per dire, ci vuole tanta unione, ci vuole tanta collaborazione, ci vogliono tante risorse.
per poter fare poi le cose in una certa maniera. E quindi questo è quello che mi sento dire io per quanto riguarda un poco l'aspetto societario. Poi per gli altri aspetti ci sarà Franco, c'è Antonio che sviscereranno il problema in modo diverso. Penso che questo sia un tempo di bilanci, per la programmazione ci sarà tempo di parlarne, non è il caso di dire cose che ancora non sono, non è il loro tempo di parlare di queste cose, perché non si sa ancora niente per questo aspetto. Quindi adesso facciamo il bilancio dell'anno passato e siamo estremamente soddisfatti. Per il futuro si vedrà. Antonio? Non posso che dire quello che ha detto Franco, siamo qui stasera appunto per ancora una volta per sottolineare il grandissimo lavoro e il grandissimo risultato ottenuto quest'anno. Per la programmazione non è la sede adatta. No, te l'ho detto. Rammarico no, è chiaro che sai che a noi piace tantissimo, dico a noi, quando dico noi parlo del presidente, di Franco, di tutti gli altri chiaramente componenti della società, dello staff, a noi piace tantissimo lavorare e stare in palestra. Quindi dico aver finito già oggi la prima settimana di maggio, è chiaro che ci lascia un attimino con troppo tempo di vacanza, non siamo abituati, l'anno scorso finimmo il 13 giugno, il 14 giugno, quindi è chiaro questo, è chiaro il rammarico è solo quello di non aver avuto tutti gli effettivi in campo per i playoff, sottolineando sempre che gli infortuni sono stati infortuni assolutamente non imputabili alla condizione fisica né alla preparazione, anzi Pasquale Tancredi ha fatto un grandissimo lavoro, ma infortuni di traumi, cose su cui nessuno poteva prevederli né prevenirli.